Protesta a Ospitaletto nel Bresciano per due tralicci spostati vicino ad un borgo storico a causa dei lavori della Brebemi. I vertici della direttissima Brescia-Milano replicano, i permessi sono in regola. Il blitz ferragostano di Terna ha rovinato le vacanze a molti abitanti di Ospitaletto in provincia di Brescia. Due tralicci di 35 metri spostati per i lavori di Brebemi sono spuntati nel parco cittadino vicino al borgo antico di Lovernato a fianco della quattrocentesca chiesa di Santa Maria. Dopo aver restaurato questa chiesetta con un dispendio economico notevole, aver istituito un parco pubblico per i bambini, aver lottato per far sì che la linea dell'alta capacità fosse interrata. Il parco, che attualmente si presenta come un vero e proprio cantiere, attualmente rappresentava per Ospitaletto l'unica oasi di verde. Lavori iniziati contro il parere del Comune, ha scritto il commissario prefettizio Antonio Naccari, auspicando soluzioni meno impattanti. Il Comitato Salute e Ambiente si è già rivolto alla soprintendenza di Brescia, mentre il neocostituito civicamente annuncia esposti alla magistratura. Qui sul portale c'è il simbolo della nostra comunità, ripreso nello stemma comunale. Qui ci sono le nostre radici. Secondo i vertici di Brebemi le autorizzazioni ci sono tutte, la nostra società, ha spiegato il presidente Franco Bettoni, si è dimostrata attenta alle esigenze del territorio, qui non c'erano alternative secondo Brebemi, che ricorda come la linea ad alta tensione serve anche a alcune grandi aziende della zona.